Raga, buonasera, buonasera! Come state? Cosa mi raccontate di bello? Mamma mia, quanto tempo è passato dall'ultimo video? Per me sarà passato qualche secondo, perché sapete, magari ne giro uno, due, tre assieme e poi li pubblico, no? Questi trucchetti da youtuber incallito. Prima di partire col video bisogna fare questa cosa. Buona la prima! Anzi, no, così. Chuck si gira! No, no, prima si dice... Chuck si gira! Allora, oggi vi voglio parlare di una cosa molto importante, ma prima devo andare a prendere una cosa. C'ho il telefono in bilico col treppiede che sta per cadere. Eccoci qua, raga. Una postazione super professionale con la mia piantina, con la mia lampada. E voilà, postazione youtuber fatta. Mettiamola qui così si vedono nell'inquadratura. Allora, qua c'ho queste cuffie, questo mega portatilino. Perché? Ho comprato questo prodotto, che è un tablet con Windows 11, trovate il video dell'unboxing, c'ha migliaia di visualizzazioni, è uno dei miei video più visti, figa, ed è incredibile, andatelo a vedere, lo metto qui o qui nelle schede. Allora, ho questo computerino, che è un tablet Windows 11, convertibile 2 in 1, stacchi la tastiera, con 300 euro lo compro. Un po' più di 300 euro, perché io poi ci ho comprato anche la penna, che adesso l'ho lasciata di là. C'ho anche la custodia. Poi ci ho comprato... Sì, però, cioè, non è che puoi stare a fare beep, perché no? Perché questa è una cassa Bluetooth, no? E quando l'accendi, se non la colleghi in Bluetooth, comincia a continuare a fare beep per un po', no? Poi si spegne, fa beep. Perché vuole una lampada, non ce l'ho, ho comprato questa. In offerta, l'ho preso. Allora... Questo computerino, tornando a noi, adesso qua ci ho attaccato questa chiavetta wireless perché la uso col mouse, perché ho dei problemi col trackpad. È un computer comodissimo perché te lo porti in giro, è tipo grosso come un iPad, ma c'ha Windows e va bene. Il problema è che non lo sto usando. E se andiamo a vedere, non sto usando neanche il computer in questo periodo. Mi sta dedicando a farmi... Mi sto dedicando talmente tanto al canale YouTube che il resto lo sto un po'... Allora, sta cassa continua a fare beep, allora aspettiamo domani. Dicevo, mi sto dedicando talmente tanto al canale YouTube che sto trascurando un po' le altre cose, tipo il blog, i blog, quindi il mio sito massimopreghino.net piuttosto che blogaro.it. Mi è anche scesa la monetizzazione di AdSense per questo motivo, ma non me ne frega niente perché sto puntando tutto... su questo fantastico, bellissimo canale YouTube. Perché... credetemi ragazzi, dà un sacco di soddisfazioni e siamo quasi vicini a iniziare la monetizzazione. Vi ricordo, apro una parentesi, che per monetizzare servono 4.000 ore e 1.000 iscritti. 4.000 ore nei 365 giorni. Io i 1.000 iscritti li ho superati, ormai siamo a... mancano pochissimi iscritti, siamo a 1.700 iscritti praticamente. Mi mancano le 4.000 ore di views. Quindi guardate i video tutti, dall'inizio alla fine, andate sul mio canale e li guardate tutti, sono 500 video, anche di più. Guardate. Oh, si è spenta la cassa, brutta s***a. Va bene, quindi precedente video avete visto che ho aggiustato un po' la barba e che la sto facendo crescere, che sembra appunto, come dicevo, una via di mezzo tra Rulof e Michele Molteni, ma va bene così. Poi mi avete chiesto perché porto il cappellino, beh, perché comunque non è che ho tantissimi capelli e cominciano a essere un po' diradati e mi piace tenere il cappellino. Torniamo a lui e soprattutto torniamo a... andiamo anche a loro. Vedete, queste sono delle cuffie Bluetooth molto comode, le ho prese da MediaWorld. E cosa succede? Sono comode perché quando ti guardi un film o ti metti col telefono per tante ore, invece di auricolare a in-ear che ti attappano le orecchie, ti sudano e tutto, con questo sicuramente è molto meglio. Che va bene quando sono in giro portando assieme al computer. Il problema, ragazzi, è che sto computerino non lo sto usando e neanche il notebook di là, che è nella postazione fissa. Perché tutti i video che state vedendo pubblicati sul mio canale... Oh,
Mamma mia. C'ho il fiatone. Allora, è normale, c'ho il fiatone. Tutti i video che vedete pubblicati sul mio canale YouTube li sto editando con il programma InShot e non è sponsorizzato questo video. InShot, se mi vuoi regalare un abbonamento a vita per il tuo programma, sono qui. Ciao. Li edito con InShot direttamente dall'iPhone. Poi vabbè, alcune cose le faccio da PC, vado a ottimizzare, sai, quando vai a controllare la SEO, perché uso TubeBuddy. Vi lascio anche il link a TubeBuddy se volete provare la versione pro di TubeBuddy che serve a ottimizzare la SEO dei vostri video sul vostro canale YouTube, quindi vi assicuro che funziona, perché ottimizzando la SEO riesco a ottenere più visite, anche se c'è qualche YouTuber famosissimo che dice che i tag non servono a nulla. Ma nello specifico l'ha detto, per esempio, Ciraolo. Il numero uno, ti seguo sempre, sono un tuo grande fan. Però siamo sicuri di sta cosa? Se i tag sono previsti, magari aiutano nella ricerca. Però io la SEO di YouTube la seguo e cerco di ottimizzare i miei video. Questo perché? Perché se tu ottimizzi un video, ho notato anche se tu lasci uno short pubblicato e non va, poi vai, ottimizzi la descrizione del titolo, poi va. Quindi vuol dire che qualcosa servirà a questa roba. Oppure non serve niente, se no, YouTube le mette ma non servono, invece servono. Quindi, eccomi qua. Quindi, tornando al discorso, è un peccato perché non lo sto usando. Se fossi un YouTube famosissimo che giro il mondo e edito i video e basta, forse lo userei di continuo perché sarebbe comodo avercelo sempre dietro con me. Sicuramente, forse, se fossi un YouTuber famosissimo non avrei questo, ma avrei un bel MacBook, sicuramente. Sostenetemi per riuscire a prendere il MacBook. Ma a parte gli scherzi, è così. Comunque, purtroppo, le finanze sono quello che sono, e non è che posso mettermi a finanziare, perché io aspetto i guadagni del canale, e per i guadagni del canale mi dovete aiutare voi. Quindi, cosa succede? Che per aiutarmi, arriviamo intanto alle 4.000 visualizzazioni, iscrivetevi e poi porteremo altri contenuti. Io continuerò a portare contenuti perché mi piace, sono appassionato, mi piace fare il content creator e fare il videomaker, e piano piano sto imparando, piano piano editare. Non mi reputo un fenomeno, ma è una passione per me che voglio condividere con voi. Ovviamente, se uno è un YouTuber famoso con un canale che guadagna, si compra il MacBook da 3.000 euro. Io invece... qua non si guadagna niente, pochi iscritti, poche views, mi dovete supportare, quindi iscrivetevi, views e quant'altro, like e quello che volete. Tra l'altro, apro una parentesi, io direi che è ora del caffè. Questo per dirvi che ho comprato questo tablet, ma l'ho messo in vendita. Vi lascio il link su subito.it per chi fosse interessato, sapete che è mio, e lo spedisco in tutta Italia senza problemi per chi fosse interessato, e includo anche la custodia, tutto con tastiera, ma no, il mouse no, ovviamente, perché c'ha il suo trackpad con la tastiera. La tastiera è già, siccome era, è la tastiera americana, perché questo prodotto è un Alvo Cube iWork 20 Pro, c'è il video, avete visto prima dell'unboxing, c'ho anche la penna comunque originale sua e la custodia e scatola originale con l'alimentatore e tutto. Quindi se siete interessati, questo tablet che vi ho mostrato poc'anzi, cioè ma come parlo? Max, come parli? Vabbè, allora avete capito, no? E quindi niente, raga, ci vediamo. Mamma mia. Ma sono un rottame, ma com'è possibile? Boh, vabbè. E noi ci vediamo in un prossimo video, raga. Ciao! Questo computer non me lo compra nessuno. Io devo comprarmi un MacBook e... qua dobbiamo arrivare. Un po' più schitti perché... dai, scherzo, sono contento e grazie del supporto che mi state dando. Ciao.
love the chase and the hunt, and I set the pace when